È stata presentata a pochi passi dall'Arco di Augusto l'edizione numero 24 del Palio dell'Assunta, che avrà luogo sabato 3 agosto, uno degli eventi più importanti dell'estate riminese, nato alla fine degli anni 90 per rievocare il viaggio della statua della Madonna ricavata dal tronco di un albero del bosco di Covignano da un pastore nel 1286 dal porto di Rimini alla chiesa di San Marziale di Venezia, dove è tuttora custodita. Organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Rimini, il Palio propone una camminata ludico-motoria e gara podistica che oggi si sviluppano su un percorso lungo le strade del Colle di Covignano con partenza e arrivo dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Tre gli obiettivi della manifestazione: rinnovare ogni anno il ricordo di quel viaggio e richiamare tutti i partecipanti e i familiari a un momento di preghiera prima della partenza e promuovere lo sport come mezzo di educazione, aggregazione sociale e condivisione. I due percorsi avranno una durata di 12 km per quanto riguarda la gara competitiva e non competitiva e di 4 km per la camminata ludico-motoria, entrambe con partenza fissata alle ore 19. Verrà allestito l'area davanti al Santuario delle Grazie già a partire dalle ore 17, quindi speriamo di crescere, quindi di aumentare i numeri che già l'anno scorso sono intervenuti nell'edizione che il Centro Sportivo Italiano, seguito dal comitato direttivo attuale, ha organizzato. Ci sarà la possibilità per i più giovani di fare una gara sui 30 metri chiamata Vertical Sprint e anche, non per ultimo, anche di effettuare una camminata attorno al Santuario delle Grazie di 4,2 km. Quest'anno è un anno di crescita rispetto all'anno scorso, che è stato ripreso il Palio dopo la pausa Covid. Quest'anno numeri interessanti fra i partecipanti che vengono da tutta l'Emilia-Romagna e anche da diverse regioni d'Italia come Lombardia, Piemonte. Sicuramente si divertiranno e avranno da scalare sia a Covignano un paio di volte prima di giungere e scendere al Santuario delle Grazie.